Oggi vi racconto quanto può essere complicato avere dei dati e gestirli. Ancora di un caso semplice, però rispetto al... basso un po' il volume perché sennò gli esplodono le orecchie. Rispetto agli esempi molto addomesticati che abbiamo fatto finora, proviamo a dare un'occhiata a dei dati realmente reali, se si può dire. L'esempio che io prendo è quello del dataset cosiddetto, di un dataset nello standard cosiddetto GTFS. Tanto per capirci, quando voi fate una ricerca su Google e chiedete, su Google Maps, e chiedete di trovarvi un percorso che comprende il trasporto pubblico, quindi vi dice anche quale linea di tram o di treno potete prendere, quali sono i dati che Google usa per darvi quelle risposte. E come fa l'algoritmo di Google Maps a conoscere tutte le linee di tram, gli orari delle varie città? Ovviamente ciò che è stato fatto è che le varie agenzie di trasporto, e qui a Torino ne abbiamo essenzialmente due, c'è la GTT che gestisce tutti i trasporti locali, compresa la metropolitana, e per chi si avventura un pochino più fuori esiste, esistono reti integrate di cui almeno la parte ferroviaria è stata, diciamo così, gestita in modo uniforme. No? Se qualcuno di voi arriva da fuori probabilmente conosce questa sigla SFM, Servizio Ferroviario Metropolitano, che sono tutte le linee locali di treni su ferrovia, in parte gestite da GTT, in parte gestite da Ferrovie dello Stato, che coprono, diciamo, l'area intorno alla città di Torino e usano il passante ferroviario. Purtroppo, nonostante ad esempio chi abbia un abbonamento formula può uscire dalla città e prendere sia i treni che gli autobus, in realtà tutta la parte di movimentazione su gomma, autobus, non è stata gestita da questi signori, quindi è ancora fuori. Però queste due agenzie ad esempio lo fanno, hanno dei dati relativi alle loro linee, ai loro mezzi, e li pubblicano in qualche modo, in modo che Google Maps li possa digerire e fornire risultati. Come? È in un formato che appunto si chiama GTFS, che anni fa Google ha definito. Questo standard GTFS, che è definito qua, questa pagina Transit, inizialmente GTFS stava per Google Transit Feed Specification, dove la G stava per Google. Dopodiché hanno voluto, diciamo così, trasformarlo da uno standard interno a Google a qualche cosa di aperto che anche altri potessero usare, gli hanno cambiato un pochino il nome, gli hanno schiaffato davanti questo General, che ovviamente non significa nulla, no? Per mantenere l'acronimo GTFS. Cosa succede? Succede che questi signori hanno detto: noi abbiamo un sistema, un motore di ricerca, vogliamo acquisire dalle tante agenzie che gestiscono i trasporti le linee, i mezzi, gli orari, le fermate, e vediamo quale tipo di informazioni ci sono. E le vogliamo acquisire su due livelli. Il primo è dati statici sui trasporti. Cioè, quali sono, dove sono le fermate, come si chiamano, quali sono le linee, in che ordine viene attraversata una linea, a che orario è prevista la fermata, qual è il capolinea. Queste sono informazioni statiche, nel senso che non cambiano con continuità. Possono cambiare per una variazione una volta a settimana, una volta al mese, oppure quando cambia la stagione, o quando apre una linea nuova, però tendenzialmente nel real time, nel breve periodo, no, sono informazioni fisse, non cambiano metà giornata di solito. Mentre invece c'è un'altra parte di informazioni che sono più specificatamente in tempo reale, che ti dicono adesso quel mezzo, quella corsa, dov'è, è in ritardo, è in anticipo rispetto al suo orario previsto. Ok? Ci sono due meccanismi anche molto diversi di distribuzione dell'informazione. Questo perché presumibilmente
è qualche cosa che voglio leggere, acquisire, elaborare, e quest'altro invece mi serve interrogare in temporale adesso su questa linea qua, non mi serve avere la posizione o il ritardo di tutti i mezzi su tutta la linea, chi se frega, no? Mi serve perché magari l'utente interessa una informazione specifica, quindi è più interrogabile in questo modo. Per quanto ne so, gli enti di trasporto, diciamo torinesi, ci giochiamo su questi, pubblicano i dati in GTFS, non mi risulta che pubblichino secondo lo standard GTFS i dati in tempo reale, pur avendoli per quanto riguarda ad esempio i trasporti, gli autobus e i tram, ma non mi pare che li pubblichino con questo formato qua, no? Hanno un loro sistema interno diverso. E infatti se cercate su Google vi dà gli arrivi previsti in base all'orario e non quelli in tempo reale. Allora, bello, no? Possiamo dire, è bello perché abbiamo una standard mondiale, se riusciamo a digerire questo siamo in grado di fare applicazioni che lavorino con i trasporti pubblici praticamente relativa a qualunque città del mondo che abbia ovviamente deciso di sposare questo standard. E vi dicevo, le due aziende di trasporti locali hanno pubblicato, pubblicano continuamente, continuano a pubblicare i dati a questi due indirizzi. Poco noti, nel senso che non sono sbandierati da nessuna parte, però ci sono, sono pubblici, sono scaricabili, e vi danno sotto forma di zip i dati GTFS relativi alla rete urbana, questo di prima, il primo, oppure al servizio ferroviario metropolitano. Portiamo avanti il discorso in questi due, in parallelo, perché come potete immaginare i livelli di complessità sono terribilmente diversi, perché se io conto le stazioni che ci sono sul servizio ferroviario metropolitano, saranno 25, quante saranno? 30. Se conto le fermate di autobus che ci sono in città, sono migliaia. E analogamente il numero di linee, qui sono 7 se non sbaglio, e qua saranno non so quante linee di autobus ci sono in generale. Quindi ci facciamo le ossa soprattutto su questo, anche se sappiamo che il formato di file è esattamente lo stesso dall'altra parte, con un grafo che sarà enormemente più grande. Se vi interessa, no? Se siete curiosi, potete anche andare a consultare questi due siti sui quali volontariamente chi vuole può, cioè le agenzie che vogliono possono segnalare un link dicendo guarda noi i dati che pubblichiamo, diciamo così, condividiamo il link ai nostri dataset. Per cui ad esempio qua vedete che questo Transit Fits e questo sito qua in basso a destra, se andiamo a cercare in Italia dice che poi in realtà non è vero, dice che ci sono queste agenzie di trasporti che pubblicano dati in formato GTFS, tra cui questo di Torino, il gruppo Torinese Trasporti che pubblica, dove è andato? Eccolo qua. Vado su GTFS e mi fa vedere quali sono i dati, vedete che sono pubblicati in modo aperiodico, il 30 marzo, poi la volta successiva il 5 maggio, poi la volta successiva il 6 maggio, ogni volta che l'agenzia cambia qualche cosa sostituisce quel file zip che può essere riscaricato. E si vede che ad esempio appunto la rete urbana consta di un file zip di 18 mega, ci sono 212 linee e 6.900 fermate. Adesso poi vediamo meglio cosa significano questi termini. E questo file zip è composto di una serie di file di testo al loro interno. Adesso cerchiamo di analizzare com'è fatto, perché cioè, il nostro obiettivo è scriverci il nostro programmino che sia in grado di usare queste informazioni. Calcoliamo i percorsi, calcoliamo non i cicli perché sono reti fatte quasi ad albero, quindi non hanno senso. Allora, la specifica GTFS dice che i dati di trasporto sono composti da una serie di file di testo
di cui i primi 6 sono obbligatori e poi ce ne sono altri 7-8 facoltativi. Ciascuno di questi file contiene una certa informazione, ma qui non ce lo stiamo scegliendo noi. Questi sono i dati che abbiamo a disposizione, dobbiamo riuscire a trovare il modo migliore di gestirli. Allora, c'è un primo file, agency.txt, che contiene le agenzie. Cioè, questo file zip descrive i trasporti gestiti da una o più agenzie di trasporto. E ciascuna agenzia avrà un suo identificatore, è elencata qua. Poi ci sono stops. Stops contiene le informazioni sulle fermate, i luoghi in cui i veicoli possono prendere o posare i passeggeri. Noi le chiamiamo fermate, in realtà tenete presente che in questo formato posso anche descrivere il trasporto su acqua a Venezia, ad esempio, no? Quindi magari sarà il molo, non la fermata, si chiamerà in modo diverso. Qui lo definiscono stop come genericamente un luogo in cui i passeggeri possono salire o scendere. Quindi immaginiamo un'area in cui siano identificate delle stop, chiamiamole pure fermate. Poi abbiamo due file che descrivono come i mezzi si spostano tra le varie fermate, tra le varie stop. E sono divise in due livelli. Il primo sono le route e il secondo sono i singoli trip. La route è grosso modo equivalente alla linea. C'è un percorso che è composto di un insieme di lo dico così anche se poi vedremo che la rappresentazione non è questa. Un percorso, quando dico la linea 10, no? È composta da un insieme di fermate. Poi nella linea 10 ci sono tante corse. Quella che parte da capolinea alle 6, quella che parte alle 6.10, quella che parte alle 6.20 e così via. Ciascuna di queste, chiamiamole corse, è identificata da un trip. In realtà, se leggiamo la definizione, mi dice che un trip è una sequenza di due o più stop che avviene, o che è previsto che avvenga, a un orario specifico. E la route non è altro che un gruppo di trip che vengono mostrati ai clienti, ai viaggiatori, come se fosse un servizio unico. Non è esattamente ciò che ho detto prima, semplificando. Prima ho detto, una route, la linea 10, è data da un insieme di fermate. Non è vero. Questa rappresentazione definisce un insieme di fermate, una sequenza di fermate, a livello di trip. Praticamente ciò che posso descrivere in questo modo, seguendo questa definizione, poi vedremo bene i dati che ci sono dentro, è una sorta di linea 10 in cui, ma esiste nella realtà, alcune corse fanno delle fermate, altre corse fanno fermate diverse. Pensate alle corse limitate che ci sono in certi orari, oppure quelle estese, in orario quando escono a scuola, loro fanno delle fermate in più aggiuntive che altrimenti non fanno. Quindi io non posso definire l'insieme delle fermate della linea, ma ogni corsa fa un certo insieme di fermate. La linea è l'insieme delle corse. Poi noi sappiamo che tutte le corse di una determinata linea fanno praticamente sempre le stesse fermate, salvo eccezioni, però non rappresento la linea come l'insieme di fermate, perché questa è un'informazione che non vale per tutte le corse della linea. Allora hanno scelto di rappresentarlo a livello di singola corsa, per essere più generali, gestiscono il caso più generale in assoluto. Ogni corsa, volendo, potrebbe fare delle fermate diverse. A noi darà mal di pancia questo, ovviamente, no? Se vogliamo ragionare sui percorsi, a prescindere dall'orario, ad esempio. E poi ci sono un'altra tabella, Stop Times, che dice
a che ora ogni veicolo arriva e riparte da ciascuna delle fermate di ciascuna corsa. Trip l'avevamo tradotto come corsa. Quindi ti dice che quella corsa, la 17esima corsa della linea 10, nella fermata quinta, nella quinta fermata che fa, arriva alle ore 9.42 previste. Questo, ciò che ho descritto finora, in qualche modo va bene se le corse sono uguali in tutti i giorni dell'anno. In realtà noi sappiamo che esistono delle corse festive, delle corse feriali, delle eccezioni, ci sono alcuni giorni in cui ci sono le corse potenziate, altri in cui invece sono ridotte, e quindi mi serve un'informazione in più che dica per ogni tipo di servizio in quali giorni della settimana vale. Quindi quando inizia e finisce all'interno dell'anno e in quel periodo in cui è valido, in quali giorni della settimana questi sono valide. Qui parla di service, in realtà fa riferimento alla route. Qui uso un termine service che sopra non è definito, quindi questa definizione non è il massimo. Questi sono i campi obbligatori, ci sono sempre. Questi file sono obbligatori. Dopodiché ce ne sono altri. Ad esempio, questo calendar dates indica delle eccezioni. Ad esempio, dice il 15 di agosto ci sono delle linee diverse dagli altri giorni. No? O che il 1 novembre, quando ci sono gli autobus aggiuntivi per andare ai cimiteri, no? Per mettere a qualcuno. Quindi ci sono dei giorni specifici in cui non si segue la regola generale. Se ci sono, questi possono essere indicati qua dentro, sono delle eccezioni. Poi ci sono fare attributes e fare rules, che sono delle regole tabulari per calcolare l'importo delle corse. Qua sulla rete urbana abbiamo un importo unico, che è il biglietto da 1,50. Se vai sull'extraurbana non ricordo più quanto sia, ma è un valore unico. Però se pensiamo a, in generale, ad esempio la rete ferroviaria, il costo del biglietto dipende dalla stazione di partenza e dalla stazione di arrivo, da quanti chilometri percorri, non è un forfè unico. E quindi ci sono delle regole che permettono di calcolare in automatico, analizzando queste tabelle, quanto costa un determinato viaggio. Ci sono dei file che permettono di disegnare shape come segmenti, se volete disegnarlo graficamente, la linea, quindi do già le coordinate dei punti da unire per ogni route. Poi ci sono altre cose, ad esempio frequencies, ti dice se ci sono delle linee di cui non hai degli orari di partenza predefiniti, ma hai una frequenza indicativa, cioè, ok, in questo, dalle 2 alle 4 passa ogni mezz'ora circa, dalle 4 alle 6 passa ogni 15 minuti. E quindi hai solamente una statistica media sulla frequenza dei passaggi. Questo lo puoi indicare in questo file frequencies. E poi transfers ti dà i tempi di trasferimento tra le diverse linee che si incrociano in una determinata fermata. Se tu pensi di arrivare col treno a Porta Nuova e vai a prendere la metropolitana sempre a Porta Nuova, la fermata è sempre la stessa, Porta Nuova, però devi tenere in conto 3 minuti per arrivare dal marciapiede del treno al marciapiede della metropolitana o viceversa. Quindi questi tempi sono dichiarati in qualche modo, ovviamente dove siano diversi da zero, cioè dove in realtà in una stessa fermata ci siano più linee che non siano coincidenti come luogo. Se voi andate fuori dal Politecnico, la fermata del 10 e quella del 33 sono la stessa, quindi se scendi dal 10 non hai da fare un trasferimento per prendere il 33, no? Mentre invece ci sono luoghi invece dove mi viene in mente una metropolitana di una grande città, potrebbe essere una metropolitana di Parigi, tu hai la fermata ma si sviluppa su 4 livelli diversi, di farti scale, sali, scendi, ci vuole un certo tempo.
pur essendo la fermata la stessa. Le singole linee che fermano in quella fermata non sono raggiungibili a tempo zero. Questi sono tutti dati opzionali, quindi diciamo possiamo ignorarli. Allora, questi file sono file txt, file di testo, formattati come? Sono formattati in formato CSV. CSV sta per comma separated value, cioè valori separati da una virgola. Ogni file sulla prima riga definisce i nomi dei campi, i nomi delle colonne, e tutte le righe successive hanno dei valori separati da un carattere di virgola. Prendiamo uno a caso, siamo qua, prendiamo ad esempio quello dell'SFM, il più semplice, agency. Agency è questo, vedete, la prima riga è questa, seconda è la terza, sulla prima riga c'è il nome dei campi, adesso lo ingrandisco così leggiamo meglio, agency ID, agency name, agency URL, agency time zone, eccetera, e poi c'è la seconda riga che corrisponde all'agency GTTF, la seconda agency si chiama FS, questo è un ID. Poi secondo campo l'agency name, quindi il nome visibile, leggibile di quell'agenzia, che è chiamata GTT, la prima, e Trenitalia la seconda. Può esserci una URL, cioè un indirizzo a cui vedere informazioni, in questo caso sfmtorino.it in entrambi i casi. C'è una time zone, quindi il fuso orario in cui questa agenzia pubblica gli orari, Europe.rom, la lingua, italiano, numero di telefono e numero verde. FRUR sarebbe un indirizzo a cui vedere le tariffe, in questo caso non è stato definito. Quindi, se uno vuole acquisire queste informazioni, legge ogni file ha un formato diverso. Ad esempio il file del root, root ID, agency ID, root surname, long lane, description type, adesso li vediamo. E avranno, in questo caso, l'SFM definisce SFM 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, perché sono ripetute, in realtà. Vedete che questo si chiama SFM1, la seconda si chiama SFM1.pont, che è un altro pezzo di quella linea. SFM2, SFM2bus, perché sono delle estensioni solamente in autobus, SFM3 Bardonecchia, SFM3 bus, SFM3 Susa e così via. Queste sono tutte le linee. Vedete che c'è l'ID della linea che è diverso dal name. Lo short name tutte queste varianti della linea 3 è sempre SFM3 per l'utente. Quindi distingue le informazioni sulla linea dal fatto che, diciamo, a livello commerciale all'utente certe cose vengono comunicate in modo aggregato, non analitico, perché così non si deve preoccupare eventualmente dei dettagli. Quindi queste sono le linee definite, e poi abbiamo visto che ci sono le fermate possibili, qui ho aperto il file del servizio ferroviario metropolitano, che definiscono le varie, per ogni stop ID, un nome, eventualmente una descrizione, latitudine e longitudine, e poi opzionalmente altri parametri che qua non abbiamo, vedete tutte le virgole in fondo, la zona, se vogliamo fare la tariffazione a zone, eccetera. E queste sono le 132, perché la prima riga è fatta con i titoli, contiene i titoli, 132 fermate. Quindi di questo SFM abbiamo 15 linee che fermano in 132 diverse fermate. Vedete che alcune fermate sono doppie, qui c'è un porta nuova B, che è la fermata dei bus di Porta Nuova, mentre Porta Nuova ferroviaria ha un nome diverso. Poi abbiamo
abbiamo detto queste sono le root, le fermate e le root. Vedete che le fermate e le linee sono definite in modo indipendente, sono semplicemente elencate. Questo è l'elenco delle linee e questo è l'elenco delle fermate. Quale linea ferma dove? Cioè dove ferma questa linea SFM2? Non te lo dico. Però ti posso dire quali corse ci sono. Sono le trips. Trips è il file più lungo di tutti. Sono 32.000 e passa linee, righe del file. Quindi ciascuna, in ciascun giorno dell'anno partono 32.000 mezzi, contando tutte le corse di tutte le linee, di queste 15 linee ferroviarie. Ad esempio, di ciascuna corsa mi dice qual è la route associata a questa corsa, a questo trip. Quindi, ad esempio, prendiamone uno a caso. Dunque, vedete che il primo è la route ID. Il secondo lo chiama service ID, cioè ti dice se è feriale, giornaliero, festivo e così via. No? Quindi in quali giorni si svolge. E poi c'è questo trip ID che dà un numero progressivo alla corsa. Quindi prendiamone una qualunque. Questa qui ad esempio. Lo sorprendo a caso. Questa mi dice, aspetta che ho perso, mi dice che esiste questa corsa che è il treno numero 4464/4465, ha due nomi, questo treno è indicato così. Questa è una determinata corsa che parte e so che fa parte della linea SFM4. A che ora parte e che fermate fa non lo so ancora. Devo andarlo a vedere negli stop times. Stop times è il file di più basso livello, ah no, è questo il più lungo, 214.000 linee, che dice per ogni trip ID, quindi quelli del file precedente, quali stazioni tocca, a che ora arriva, a che ora riparte e qual è il numero d'ordine nel suo viaggio della stazione che viene toccata. Quindi quale stazione tocca per prima, poi per seconda, poi per terza. Allora se noi andiamo a cercare il numerino di prima, SFM 4465, in questo file, ci dovrebbe dire, eccolo qua, che lui alle 18.23.00 ferma la stazione Stura, alle 27 a Rebaudengo, Porta Susa, Lingotto, Moncalieri immagino, Trofarello, Villa Stellone, Carmagnola, Sommariva, Sanfrè, Bandito, Bra e basta. Quindi questo è il treno che parte da Torino Stura e arriva a Bra dalle 18.23 alle 19.24, ci mette un'ora, non ci credo. ...4465 torno sulle trip, è giornaliero, quindi si svolge tutti i giorni dell'anno, fa parte della linea SFM4, ovviamente queste fermate, i nomi di queste fermate sono definiti dentro stops, perché per cui se voglio sapere questo Villa Stellone dov'è, ce l'ho scritto qua, questo è il codice, l'ID, e questo è il nome per esteso che trovate scritto sui cartelli, e queste sono le coordinate geografiche, longitudine e latitudine. So che fa parte della linea SFM4, la linea SFM4 è qui, so che è gestita dall'FS, e si chiama Torino Bra come linea,
e se voglio la disegno in rosso, questo è un codice colore RGB. FS è la sigla che mi identifica l'agenzia. Quindi è una struttura dati terribilmente intrecciata. Qui c'è un esempio di modello concettuale, fatemelo aprire, in modo da poterlo zoomare. Noi abbiamo, abbiamo visto, agenzia, linee, corse, tempi di arrivo, fermate. Per sapere che cosa succede devo mettere insieme almeno queste quattro. Fermate, cioè linee, corse, fermate e tempi di arrivo in fermata. In realtà chi ha l'informazione vera è qua sotto, questo stop times, che mi dice qual è la fermata che faccio, in che ordine la faccio, a che ora la faccio. Poi però per sapere a che linea appartiene, io qua non ce l'ho scritta la linea dentro lo stop times, ho scritto la trip. Allora devo andare a vedere nella tabella trip, questo trip a quale linea appartiene. Poi se mi serve sapere anche l'agenzia, altrimenti non mi interessa. Quindi questa è la sequenza di informazioni. Dicevamo, la tabella opzionale transfer mi permette di sapere come spostarsi a piedi da una fermata all'altra, nel caso in cui mi interessi, ma noi non l'abbiamo vista, qua non è definita. Ecco, come possiamo noi, poveretti, gestire questa informazione? Cioè, immaginiamo di voler acquisire questa cosa qui, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, abbiamo detto, tabelle obbligatorie più alcune opzionali, quindi dovremo con santa pazienza andarci a studiare per bene la specifica di che cosa c'è dentro ciascuna casella. Quindi ti dice, ad esempio, allora già vediamo bene cosa c'è dentro stops, se andate dentro, qui c'è tutta la documentazione sotto reference, spiega proprio, diciamo così, per filo e per segno qual è il significato di ciascun campo, le varie eccezioni, ad esempio il discorso di cosa succede a porta nuova, che ho un unico luogo con tante linee diverse che si intrecciano, alcune sono coincidenti, altre no, e allora qui ci dice, guarda che è una stazione, uno stop è dentro una fermata all'interno di una stazione, oppure una fermata è indipendente, oppure una fermata è la stazione che contiene altre fermate, e ci sono dei flag che ci permettono di distinguere i vari casi. Quindi dovremmo come minimo crearci delle tabelle in SQL che hanno queste colonne, per ciascuno di questi una bella classe Java Bean che rappresenti questo, e poi il DAO che mi legga le informazioni. Giusto? E poi importare il CSV all'interno del database, tabella per tabella. La prima domanda che mi sono fatto quando qualche anno fa, diciamo così, ho scelto di inserire e presentare questo dataset all'interno del corso è: bello, ma qualcuno l'avrà già fatto, no? E per fortuna sì. La risposta è stata sì. Nel senso che c'è un progetto open source che si chiama One Bus Away, che trovate questo indirizzo, che sviluppa tutta una serie di programmi, per cui se voi volete svilupparvi, diciamo così, il sistema informativo della vostra agenzia di trasporto, della vostra città, abitate chissà dove, vi mettete d'accordo con l'assessore dei trasporti, dite ma dammi i dati in questo formato, io c'è tutto un sistema informativo che ti permette di fare ricerca delle fermate, ottimizzazione, prenotazione, eccetera, eccetera. Questi qua di AmbassAway hanno creato di fatto una piattaforma open source che poi vanno a personalizzare, a rivendere, o lo fanno loro, o lo fa qualcun altro che si studia questa piattaforma e decide di usarla, a rivendere alle varie singole società dei trasporti. È un progetto molto
ambizioso, nel senso che c'è sia la parte, diciamo, di back-end, di gestione dei dati, c'è tutta la parte anche di front-end, quindi le applicazioni mobili, i siti web, eccetera. È un progetto, chiamiamolo enorme se vogliamo. All'interno di questo, questi signori hanno ovviamente risolto il problema di dover leggere i dati in un formato CSV, che non è sicuramente un formato comodo per l'elaborazione, e trasformarli in formato relazionale, perché poi tutte ovviamente le applicazioni che costruiscono usano il formato relazionale. E il formato che loro propongono è questo qui. Vi ho fatto un dump dello schema. Hanno già fatto il lavoro che avremmo dovuto fare noi a mano, di definire le tabelle, per le tabelle, le colonne, i tipi di dati, le relazioni, le chiavi esterne e i vari vincoli. Quindi ad esempio, partendo dall'alto, dalle agenzie, c'è un GTFS agency con chiave primaria e i vari campi. Agency sono in relazione uno a monte con le root. Ogni root, qui ci sono i suoi campi, vedete che agency è poi la chiave esterna che fa riferimento all'altra tabella. Poi ogni root definisce delle trip che tutti, con tutti i dati, agency ID e root ID sono le chiavi esterne, indicate qua con questo colore rosa. All'interno delle trip ci sono gli stop times, e gli stop times sono legati agli stop, alle singole fermate. Queste sono le tabelle principali, quindi quelle che abbiamo visto prima nel diagramma, diciamo così, disegnato a mano, concettuale, sono ripetute anche qua, tali e quali, ovviamente le relazioni sono le stesse, sotto forma di tabelle SQL, con i loro tipi di dato, chi è double, chi è varchar, chi è int e così via. Quindi, in pratica, possiamo pensare di copiare o usare pezzi di questo progetto open source per farci, per gestire, no, questi dati. Allora, questi signori che cosa ci rilasciano? Questi signori, se voi andate a vedere qua su Developers, dicono: ah, sei il benvenuto, puoi fare tante belle cose, ci sono, se vuoi vedere cosa hanno fatto le altre persone, ci sono 80 app che sono state costruite sulla base di Ambassaway, copia, vedi cosa fanno gli altri, eccetera, oppure vai sul nostro wiki dove ci sono le informazioni per gli sviluppatori. Ci sono informazioni semplicemente per chi vuole usare la piattaforma OneBusAway completa, che ti dà tutta la gestione, interfacce web, eccetera, oppure per gli sviluppatori che invece vogliono modificare il codice, adattarne, estrarre dei pezzi e così via. E quindi, adesso la faccio veloce perché so già dove cliccare, ma ovviamente sono cose che uno scopre cercando di studiare, cercando di capirle, e si accorge che tutto il codice è pubblicato sulla nostra conoscenza GitHub, dove ci sono vari tipi di repository, così come c'è una sezione che non mi ricordo più dov'è, che dice come fare a importare in Eclipse. Allora, OneBusAway, questo è il progetto su GitHub, e ci sono molti progetti all'interno di questa organization, come la chiama GitHub, OneBusAway. Ci sono le applicazioni per l'iPhone, ci sono i moduli applicativi, ci sono diciamo, i codici per leggere CSV, eccetera, eccetera, ce ne sono paginate. Quello che interessa a noi, perché a noi interessa perlomeno saper leggere quei file e costruire il database, sono questi GTFS modules. Quindi GTFS module è un pezzo di questo, sono i moduli che servono per leggere, scrivere e trasformare i dati GTFS. Questo è un progetto GitHub che
a sua volta contiene queste varie cartelle che sono vari progetti, diciamo così, Java indipendenti. Ve la faccio breve: se voi importate in Eclipse quel progetto, quindi tutto quel progetto di TFS, tutto il progetto One Bus Away, trovate solamente il progetto GTFS, gli altri non ci interessano, solamente le librerie che poi vengono usate nel resto della piattaforma, ma a noi non interessa il resto della piattaforma, ci interessa solamente questa parte. Vi tira giù questi progetti in Eclipse, un quarto d'ora di scaricamento e costruzione di progetti, eccetera, viene fuori questa cosa. Questi progetti contengono vari moduli. Il primo, One Bus Away GTFS, contiene effettivamente, se io apro questo progetto, c'è una cartella che mi piace perché si chiama Model. Se apro questo Packet Model, vedo delle classi Java che si chiamano come le tabelle. Per cui qui dentro ci sono già i bin che mi servono, i Java bin che mi interessano. Per cui se voglio sapere com'è fatta uno stop, vado a vedere la classe stop e vedo che contiene name, latitudine, longitudine, codice, eccetera. Tutte le informazioni codificate in questa classe, il costruttore, il getter e il setter per tutti i campi. Quindi questo progetto open source, che è un mostro gigante, usa lo stesso nostro modo di lavorare, no? Ha un package modello, all'interno del modello definisce delle classi che rappresentano gli oggetti con cui vuole lavorare nel database. Quindi queste classi, anziché mettermi perdere due notti a scriverli, a ricrearli, li posso usare quasi tali e quali. Dico quasi perché in realtà qui ci sono alcune annotazioni in più, CSV field, che sono delle annotazioni che si sono definiti loro probabilmente per facilitare il mapping tra il nome del campo CSV e il nome del campo dell'oggetto. Quindi ci sono alcune cose un pochino da cancellare. Estende questo identity bin agency NDD, non so che cosa sia, vanno un attimo ripuliti volendo, no? Semplificati, però il grosso del lavoro è già stato fatto. Quindi questa libreria qui, questo package model in particolare, contiene tutti i bin che poi possiamo usare anche noi. Quindi ho il CSV, ho i bin, mi manca ancora un pezzo che prende il CSV e lo mette in un database relazionale. A quel punto posso cominciare a scrivere il mio programma, facendo un DAO e dando al DAO i metodi che mi servono. Un programma che legga e salvi nel database esiste già, anche lui, che è dentro quest'altro progetto che si chiama One Bus Away GTFS Hibernate CLI. Uno non avrebbe mai sospettato che dietro un nome di questo genere ci fosse la cosa che ci serve. Cos'è questo Hibernate CLI? Vediamo un po' se ce lo dice, se c'è scritto da qualche parte qua nel README. No, non c'è README qua, va bene. È documentato da un'altra parte, ma... CLI sta per Command Line Interface. Quindi un'interfaccia a linea di comando che legge i file CSV e li può salvare. Hibernate, questa parola Hibernate, magari l'avete già sentita, è un pacchetto molto famoso, molto usato, per fare in automatico quello che noi facciamo a mano, l'object relational mapping. Hibernate è una libreria che collega in automatico gli oggetti al database. E quindi nel momento in cui io creo degli oggetti, dei bin, che sono collegati alla libreria Hibernate, la libreria iberna quei dati stessi nel database, quindi crea in automatico i dati, le tabelle nel database e inserisce in queste tabelle i dati corrispondenti agli oggetti Java. Quindi di fatto Hibernate è come se automatizzasse il 98% del lavoro che fa il DAO.
Ovviamente ciò che non automatizza sono i metodi furbi, cioè quelli che devono fare le query un po' più avanzate, automatizza quelli semplici, salva, leggi, crea, no? I metodi CRUD di base vengono automatizzati da questa libreria. Allora, questo progettino qua, Hibernate CLI, è un programmino a linea di comando, quindi posso lanciare con una serie di parametri, che non fa altro che leggere i contenuti di uno zip del GTFS e salvarli in un database, usando praticamente le librerie Hibernate per fare tutto il salvataggio. Quindi, andandosi a cercare dov'è la documentazione di questo signore, ci dice che tu lo puoi chiamare in questo modo. Quindi chiami l'applicazione che è qua, GTFS Database Loader Main, ha un po' di parametri sulla linea di comando, essenzialmente c'è una JDBC URL e c'è una driver class del nostro driver MySQL, poi definisco qua JDBC URL in cui voglio salvare il database, le credenziali di accesso al database e poi come ultimo parametro o la cartella, in questo caso la directory corrente, oppure il nome di un file zip che contiene tutti i file GTFS. Lanciate questo comando e vedete che questo programma legge uno dopo l'altro i singoli file txt e crea le tabelle corrispondenti. Allora, per il database del GTFS, non GTFS, dell'SFM, delle ferrovie, dove c'erano centinaia di fermate, ci mette qualche minuto, 5 minuti così a spanne, così a occhio. Quello della città di Torino invece ci mette una ventina di minuti, soprattutto per creare, deve creare tabelle con parecchie righe. Allora io vi risparmio ovviamente il tempo d'attesa, se vi fidate che ho dato quel comando, ho semplicemente creato in IDSQL il database vuoto, senza nessuna tabella, dato quel comando e ha creato lui tutto il resto, chiaramente dando i cammini giusti, le JDBC URL giuste, eccetera, eccetera. Per cui sul GTFS SFM, e quello del servizio ferroviario metropolitano, ha creato queste tabelle, che sono quelle del diagramma che abbiamo visto prima, e questi numeri di riga già li conosciamo, abbiamo due agenzie, abbiamo 15 linee, abbiamo 132 fermate e su queste 132 fermate si svolgono 400 corse al giorno per un totale di 5500 fermate individuali, cioè volte in cui un mezzo si ferma in una stazione. La tabella più grossa, che è quella che tra l'altro richiede il maggior tempo per essere caricata, è quella delle shape, quindi il disegno della forma, ma a noi non interessa. E vabbè, ovviamente dentro queste tabelle, ne prendiamo una qualunque, le stops, i dati sono messi in ordine, incolonnati in SQL, quelli che abbiamo già visto nel CSV. Quindi adesso siamo in grado di avere un database SQL, lo posso esportare, è semplicemente un database già pronto in SQL che possiamo importarci, che rappresenta questo. Se questi sono i dati del, abbiamo visto 5 maggio, 6 maggio, se tra un mese dovessero questi signori cambiare, allora butto via questo database, rifaccio l'importazione e avrò quello nuovo che sarà relativo, penso, al mese di giugno. Per farsi del male, se andiamo a vedere, ma guardiamo anche solo la dimensione a peso dell'SFM, sono 4 mega in totale. La città di Torino sono 380 mega di database, no? Di cui il numero di fermate sono 7100 fermate, per un totale di 77.000 corse quotidiane, divise in 212 linee, e il numero di stop individuali, quindi di orari di fermata e ripartenza, sono 2 milioni. Quindi comincia ad essere già un database un pochino più decisamente più impegnativo, diciamo. Le route non sono quelle che conosciamo, nel senso che ogni linea ha un ID suo interno che probabilmente gli autisti della GTT conoscono benissimo, ma noi conosciamo invece quello che è dato qua come short name, cioè il nome commerciale, il nome visibile della linea. Ordiniamolo per short name, ad esempio, quindi che sono la linea
qui c'è la 10 navetta, c'è la 10 normale per parlare delle linee del Politecnico, abbiamo il 33 da qualche parte, che è qui, che in realtà come codice interno vero ha 382. Poi qui vedete che anche c'è anche un GTTE, che sono le linee extraurbane gestite da GTT. Quindi qua ci sono due agenzie diverse, la GTT urbana e quella extraurbana. Se andiamo a vedere le fermate è ancora più strano. L'ID della fermata è questo numeraccio qua, che è diverso da ciò che c'è scritto sulle paline. Noi sappiamo che sulle paline ci sono scritti dei numeri che sono anche relativamente digeribili, ma in realtà ci sono delle fermate che hanno anche numerazioni molto più elevate, soprattutto quelle più esterne, ma il vero numero interno è ancora diverso. Quindi ci sono due mondi diversi, sempre ciò che viene fatto vedere agli utenti viene presentato in modo semplificato rispetto a ciò che è il vero codice interno. Quindi, allora, se poi vogliamo solo dare un'occhiata agli stop times, no, qui sono le trip, sono facili, per una determinata route ID, adesso vedete che qua è quasi indecifrabile questa tabella delle trip, visto che il route ID non è il nome della linea come la conosciamo noi, ma il nome della linea come l'hanno codificata loro, fatichiamo a riconoscere che cosa sia questo. E poi ci sono le fermate, gli stop times, anche qua questa tabella di 2 milioni di righe, di cui ne possiamo vedere una piccola frazione, tempo di arrivo, tempo di partenza e soprattutto lo stop ID che dice qual è la fermata e qual è il trip a cui appartiene questa corsa. E il numero d'ordine della fermata, stop sequence 26. Quindi le informazioni ci sono tutte, non decisamente leggibili, ma le possiamo utilizzare. Allora, io con queste informazioni ho cominciato a creare uno scheletro di progetto che trovate qua, con cui possiamo provare a lavorare. Cosa ho fatto in questo progetto GTFS Loader? Allora, che è quello con cui potremo poi lavorare su altri esercizi. GTFS Loader è questo progetto qua, in cui io ho fatto il lavoro di pazienza di prendere il package model che abbiamo già visto, che apparteneva al progetto One Bus Away, e modificare un pochino, semplificare un pochino uno per uno tutti questi bin. Per cui prima avevamo visto stop.java che aveva questi CSV field, eccetera, e la versione che c'è nel nostro progetto GTFS Loader invece è più pulita, ha semplicemente i bin così come li conosciamo, un costruttore vuoto, un costruttore clone che crea un nuovo stop a partire da uno esistente, tutti i metodi set, tutti i metodi get, se c'è un toString va bene, se non sbaglio. Fate attenzione, nel momento in cui lo usate, se non sbaglio, non sono definiti per nessuno di questi bin i metodi di uguaglianza, quindi l'hash code e l'equals. Quindi se li volete usare dovete definirli, quindi andate a modificare questi vari oggetti e li potete modificare. Sono in questi due package, .model e .model .calendar. Io ho già cercato di rimuovere il più possibile le dipendenze tra questi oggetti e gli altri esterni, però questi qua mi sono dovuti portare dietro. Non che servano, ma altrimenti sarebbe stato complicato perché avrei dovuto rimuovere degli oggetti. Dopodiché ho un pacchetto DB che contiene la libreria di DB Connect, ho usato C3P0 come la volta scorsa, e una classe DAO. A questo punto siamo
sul terreno che conosciamo. Abbiamo un database, abbiamo dei bin, e quindi ad esempio per leggere la tabella agencies, leggo la tabella GTFS agency del database a cui sono collegato e le metto in una lista. Ho un metodo, vabbè, data una singola agenzia, sono i soliti metodi che ci sono nel DAO. Io qua, per evitare di fare troppi succede spesso, no, di avere all'interno della stessa tabella diverse query che fa riferimento a quella tabella, quindi l'agenzia mi serve riempire un oggetto di tipo agency per costruire la lista di tutte le agenzie, oppure riempire un oggetto di tipo agency conoscendo l'ID. In entrambi i casi avrei una select che ottiene tutti i campi e poi dovrei andare a estrarre dei campi, costruire un oggetto tipo agency e estrarre i vari campi. Io questa operazione che viene ripetuta l'ho messa a fattore comune in questa funzioncina che ho chiamato build agency, che prende result set e costruisce il singolo oggetto agency facendo i suoi get string per estrarre i campi. Poi per pigrizia non li ho messi tutti, ho messo solo quei due o tre che mi interessavano. Lo stesso per ottenere tutte le fermate. Queste sono query molto semplici, è un DAO molto di base. E qui arriviamo al punto, tra virgolette, intelligente. Quindi se uno volesse costruirsi, immaginiamo di volersi costruire un grafo che rappresenta tutti i percorsi. Un grafo in cui i vertici siano le fermate e un arco dica se due fermate sono collegate oppure no. A prescindere dalla linea, a prescindere dall'orario. Un grafo statico che dice ok, queste sono le fermate e tracciamo un segmento tra tutte le coppie di fermate tra le quali passa almeno un mezzo. Okay? Che è quello che disegneremmo se facessimo la mappa dei trasporti, a parte le coordinate dei puntini. Però quando voi trovate una mappa dei trasporti vedete che due sezioni sono collegate. Cosa vuol dire? Che lì passano, tra queste due sezioni passano dei mezzi. Quali e a che ora la cartina non ve lo dice. A volte la cartina vi dice quali mezzi passano perché ci mette i numerini sulle frecce oppure fa le righine con colori diversi. Allora, come facciamo a sapere questo? Beh, innanzitutto costruire il grafo e popolare i vertici è molto semplice, perché basta avere tutte le stazioni. Questo, il DAO mi dà tutte le fermate, e quindi tutte le fermate sono tutti i vertici del grafo. La complicazione sono sugli archi. Adesso questo è un pochino più complicato perché in realtà le fermate sono divise per agency, no? Perché ogni fermata ha un ID che è univoco solamente all'interno dell'agenzia e nello stesso file possono esserci fermate appartenenti a agenzie diverse. Quindi devo fare la query una volta per ogni agenzia, ma questo lo vogliamo in dettaglio, no? Non un dettaglio trascurabile, nel senso che poi bisogna farlo giusto, ma non è nulla di particolare, di mente difficile. Il problema è che la costruzione del grafo, io qui ho buttato giù un metodo di implementazione idiota, con zero ottimizzazioni, che dice, vabbè, io conosco tutti i vertici, che sono i miei stop, quindi prendo tutte le coppie S1 e S2 di fermate e chiedo al database, dimmi se queste due fermate sono collegate oppure no. Che è l'informazione più semplice che mi serve. Poi tutto il resto per me è più complicato. L'orario, la linea, eccetera. Ma di base mi serve sapere, se voglio pensare a un percorso, chi è collegato con chi. Giusto? Allora qui, come la volta scorsa, io faccio tutte le coppie possibili e poi chiedo al database per ogni coppia, facciamo una query per sapere se queste due sono collegate oppure no. Se devo mettere un arco tra queste due vertici.
Oh, chiaro che questa DAO.disconnected viene chiamata tante volte. Se io vado a pensare alla SFM, dove gli stops sono 132, quel metodo verrà chiamato 132 al quadrato volte. Quanto fa? 15.000? Un numero di quel genere lì. Se vado a pensare invece alla rete urbana totale, dove gli stop ne ho 7.100, ecco, quel numerino lì, quel metodo lì verrebbe chiamato circa 50 milioni di volte. Quindi magari è meglio poi trovare un altro modo per quel tipo di database. Perché 50 milioni, per veloce che sia la query, forse anche una query diciamo da 100 millisecondi, cioè un decimo di secondo, sono comunque 5 milioni di secondi. E contando che in un giorno ci sono solo 40.000 secondi, una cosa di questo genere, significa 10 giorni. Mal contate, posso aver sbagliato qualche numero, ma gli ordini di grandezza sono vari giorni di query semplicemente per... Quindi magari va fatto in modo diverso sul database grande. Questo già ci dà un'altra lezione, nel senso che non è detto che l'approccio che va bene su un database di medie dimensioni o su un problema di medie dimensioni possa scalare facilmente su uno. Bisogna magari cambiare completamente approccio quando le dimensioni crescono. Ma per ora già facciamoci del male con questo. Allora, l'implementazione di questo metodo. Dati due stop, lasciamo perdere il Java. In questa struttura dati, se io ho due fermate, come faccio a sapere se sono collegate oppure no? Vi ricordo che nelle fermate non ho nulla come informazione. Se vado a vedere il campo che c'è in fermata, in stop, c'è cioè la descrizione, le coordinate, ma non mi dice che linee passano e tantomeno a che ora. Neanche la linea root mi dice nulla su quali sono le fermate fatte dai mezzi di quella linea, che appartengono a quella linea. L'unica informazione che ho che mi dica che un mezzo ferma davanti al Politecnico e poi fa la fermata di Corso Einaudi è andare a vedere gli stop times. Negli stop times, adesso qui siamo sulla rete ferroviaria e non quella urbana, quindi l'esempio lo posso cambiare, che un mezzo ferma a Porta Susa e poi a Torino Lingotto. Gli stop times mi dicono che c'è una certa fermata in una certa stop ID, in una certa stazione. Quindi un mezzo ferma lì e appartiene a una certa linea, a un certo orario. Allora io quello che devo fare è andare a cercare nel database coppie. Io ho due fermate, ok? Allora posso Porta Susa e Lingotto. Posso andare a interrogare Stop Times e dico: caro Stop Times, dimmi tutti i mezzi che fermano Porta Susa. È facile perché Stop ID ce l'ho, è il terzo campo. Poi dimmi tutti i mezzi che fermano Lingotto. Poi controlla che sia la stessa linea. Cioè, a me non me ne frega niente se ho un treno giallo che ferma Porta Susa e subito dopo c'è un treno rosso che ferma Lingotto. Non è lo stesso treno. Ok? Quindi io voglio un treno che fermi Porta Susa e lo stesso treno che fermi Lingotto. E quindi devo vincolare il fatto che la trip ID sia uguale. Quindi devo trovare uno stop time il cui stop ID sia Porta Susa
un altro stop time il cui stop ID sia lingotto, e di questi due stop time i relativi trip ID devono coincidere. Allora ho trovato un mezzo che fa una corsa, non so di che linea sia, non me lo sono ancora chiesto, no? La route non compare qua, ma devo dire che in questo momento non me ne frega nulla. È la stessa corsa di un mezzo di una qualche linea che ferma in entrambe le stazioni. Non mi basta, devo imporre ancora che se la fermata che fa Porta Susa è la quinta, quella che fa Lingotto sia la sesta, non la ottava, perché sennò vuol dire che fa un altro giro, non va direttamente da qui a lì, e non la terza, perché vorrebbe dire che va al contrario rispetto a cosa mi immaginavo io. Questo ovviamente è un grafico che adesso è orientato, perché non è detto che la corsa che faccio in un verso sia la stessa che faccio al ritorno, quindi devo tenere separati. Quindi devo imporre che la stop sequence di stop 2, dello stop time che ha la stop ID uguale alla seconda fermata, sia uguale alla stop sequence della fermata precedente più 1, incrementata di 1. Ok, quindi devo trovare in questa tabellina che ha solo qualche decina migliaia di righe, quante ne aveva già? Stop time, no, 5.000 righe, questo pagliaio di 5.000 righe, devo trovare due aghi che casualmente abbiano lo stesso stop 1, stop 2, identico trip ID e sequence, stop sequence consecutivi. Cosa succede? Che poi spesso ne trovo più di uno. Perché Porta Susa Lingotto non c'è solo un treno che fa questa coppia di fermate, ma il treno dopo, un'ora dopo, farà di nuovo la stessa coppia di fermate. Quindi in realtà, facendo questa query, troverò tante trip all'interno delle quali c'è una sequenza consecutiva di fermate nelle due stazioni che mi interessano. E vabbè, non importa. Se ce n'è almeno una, io sono contento, le chiamo connesse. Se non c'è nessuna, dico che non sono connesse. Allora, tutto questo ragionamento mi porta a fare una query che è un tantino mostruosa. Vista da lontano. Vediamo se è questa, se no la prendo dal codice, solo che l'avevo messa da parte. No, non va bene, non è questa. Allora, guardiamola dal DAO. Allora, questa è la query che ho fatto, che implementa le cose che ci siamo detti. E ho detto, vabbè, quali sono le tabelle da cui devo interrogare? GTFS stops, stop times 1, stop 2, stop times 2 e trips che le collega. Queste sono le tabelle, quindi trips, perché ho un trip e due stop. S1 e S2. Quindi la tabella stop la devo inserire due volte, la tabella stop time la devo inserire due volte, come 1 e come 2. Dopodiché una clausola where, lasciate perdere questi a capo qua, cercate di non vederli. Dove ho delle clausole where, allora, il primo ti dice che lo stop 1 è Torino Porta Susa. Questo qua, stop1.id sarebbe la nostra ipotetica Porta Susa.
Non basta perché, come dicevo, come vi accennavo prima, l'ID della fermata è univoco solamente all'interno dell'agency. Quindi devo dire anche qual è l'agency. Quindi questo agency ID uguale punto interrogativo mi serve per rendere univoco lo stop ID di porta SUSE. E lo stop 2 sia lingotto appartenente alla sua agency che mi interessa, in questo caso è già implicita nello stop, ma devo a livello di database vincolarla. Quindi qui mi dice, voglio due stop times in queste, che fermano in queste due stazioni. Sono diversi, stop 1 e stop 2. Poi vincolo che lo stop times 2, la stop sequence, sia uguale alla stop sequence dell'1 più 1, quello che vi dicevo, sullo stop 2 deve venire la fermata successiva rispetto a quella precedente. E questo, se vogliamo, è l'informazione vera che c'è dentro questa query. Il resto non sono altro che le condizioni di join. Cioè, i vincoli che voglio mettere sono questi, no? I due stop e la consecutività della fermata. E più il resto lo metto le condizioni di join, quindi ho il join tra la tabella stop e stop times, 1, il join tra la tabella stop e stop times, devo spezzarlo sempre in agenzia e fermata, il join tra la tabella stop times e la tabella trips, di nuovo diviso in agenzia e fermata, e poi lato 2, il join tra lo stop 2 e lo stop times 2, e tra stop times 2 e trips. Trip è una sola, qui per transitività ho questo trips.id che è lo stesso di stoptimes2.id, e lo stesso trips.id, sempre la stessa identica variabile, è uguale anche a stoptimes1.tripid. Qui ho, attraverso questo, è il punto in cui vado a vincolare, no, l'identità delle due, il fatto che sia la stessa trip che fa due fermate consecutive. Quindi in questo caso, questa query leggermente mostruosa, cosa mi dice? Beh, i punti interrogativi sono solo questi, sono i due stop. Dice, dato una fermata e un'altra fermata, o mi ritorna zero risultati, quindi vuol dire che quelle due non sono consecutive, oppure mi ritorna l'elenco delle corse che fermano consecutivamente in quei due posti. Ripetuto tante volte mi permette di costruire il grafo. Io vado poi a vedere, ricordate come il metodo è disconnected, e vado a chiedermi se c'è almeno un risultato, dico che sono connessi. Se non c'è almeno un risultato, dirò che non sono connessi. Allora, questo, tanto per vederlo funzionare, per darci una piccola soddisfazione, sì, su questo model avevo un piccolo metodo di test, vediamo se parte, ecco. Iniziali dal pool, e queste sono tutte le coppie di fermate che riesce a trovare. Quindi lui prova tutte le possibili combinazioni, ogni volta che ne trova una attraverso le quali passa almeno una linea, me la stampa e poi ovviamente la aggiunge al grafo. Sta facendo, dicevamo, circa 10.000 query, di cui un sottoinsieme in 28 secondi. Sotto insieme costituisce il grafo. Questo il grafo lo vediamo qua sotto, ci sono le stazioni e poi più avanti ci sono la coppia di stazioni. Se volessimo vedere, tanto per farci del male, partire, sicuramente non finire, sull'altro grafo, dico semplicemente allo stesso programma di puntare al database diverso e chiaramente i giochi sono molto diversi. Adesso ci mette un pochino di più a caricare gli archi, sembra che non stia facendo nulla, in realtà sta lavorando. Il nostro database
ormai abbiamo imparato ad andarlo a sbirciare, sta lavorando con queste query qua, provando tutte le varie coppie di stop. E ne ha già trovate addirittura due, che non sappiamo cosa vogliono dire per queste sigle, per via di queste sigle strane. Però ovviamente se volessimo non è questo un metodo che, se dovessimo lavorare con questo grafo, sicuramente non è questo il metodo più adatto. Ma di sicuro approcciare questo database richiede delle interrogazioni che hanno questo livello di complessità, perché i dati sono parcellizzati in un modo diverso da come fa comodo a noi. Okay? Quindi quando ci lavoreremo, lavoreremo già con database SQL che è già predigerito, ma comunque ha una sua complessità intrinseca. Va bene, per oggi basta così. Grazie.